www.trmweb.it. Le news in tempo reale. In tempo reale. I video, il forum, le nostre produzioni. Segnalaci la tua notizia. www.trmweb.it. Il sito web. La regione siciliana chiede ai laboratori di analisi e agli specialisti convenzionati 5 anni di rimborsi non dovuti. Il motivo? Il nuovo tariffario che a causa di una battaglia legale è retroattivo dal 2007 e le associazioni di categoria annunciano nuove proteste per martedì. Si accende il confronto politico a 2 settimane dalle elezioni. Da Palermo Vendola rilancia: Berlusconi è un male per la democrazia, mai dialogo con lui. Domani a Bagheria la convention del PDL, a Palermo gli incontri di Bizzini per i socialisti e di Saverio Romano per il cantiere popolare. Saranno controllati l'impianto elettrico e la caldaia dell'abitazione di Partanna Mondello a Palermo, nella quale giovedì scorso è morta una donna di 25 anni, la figlia di 1 anno e mezzo. L'autopsia non ha aiutato a chiarire le cause del decesso. Lunedì i funerali. Dopo i restauri durati 2 anni e l'anticipazione del dicembre scorso, riaprirà domani al pubblico la chiesa della Martorana a Palermo. Prima l'inaugurazione, poi la cerimonia con il rito greco-ortodosso. Buonasera e benvenuti al TG Med, un sabato dominato dalla politica, dominato dal maltempo, dalla cronaca. Noi ovviamente parleremo di politica, maltempo e cronaca. Prima però apriamo il nostro giornale con una vicenda che ha le sue ragioni, ma è anche una vicenda paradossale. Decine di milioni di euro sono i soldi che i laboratori e specialisti dovranno restituire alla regione siciliana. La causa è il nuovo tariffario che entrerà in vigore da lunedì prossimo, e nello stesso giorno scatterà la protesta dei diretti interessati. Vedremo fra l'altro adesso con Luca Salerno quali saranno le ripercussioni sull'utenza. Sentiamo. L'assessorato alla salute chiede indietro i soldi ai laboratori d'analisi e agli specialisti convenzionati. Tutto nasce dal nuovo tariffario regionale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che taglia del 40% i rimborsi per le strutture, con un piccolo particolare, ovvero che il provvedimento è retroattivo e quindi è come se fosse valido dal 2007. La causa è una serie di sentenze, ricorsi incrociati, che hanno alla fine dato ragione all'assessorato. Questo significa che laboratori e specialisti dovranno restituire la differenza incassata negli ultimi 5 anni, ovvero i rimborsi non dovuti, cifre complessivamente da capogiro nell'ordine di decine di milioni di euro. In ogni caso, l'assessorato alla salute, guidato da Lucia Borsellino, sembra intenzionato a mostrarsi flessibile nel quantificare le somme esatte da recuperare, un compito che dovrebbe essere affidato alle ASP, che di solito trasferiscono i rimborsi arrivati dalla regione agli specialisti. Le associazioni di categoria hanno comunque deciso la linea dura e la prossima settimana, in contemporanea con l'entrata in vigore del tariffario, inizieranno una protesta lunga 6 giorni. Qualsiasi prestazione sarà a prezzo pieno e non importa se si possiede la ricetta, i clienti dovranno comunque pagare. Una protesta alla quale prenderanno parte molti degli studi che all'ingresso dovranno esporre un messaggio che ne comunicherà l'adesione. La cronaca: 5 lingotti d'oro e 1 lingotto d'argento per un totale di 16 kg. Li ha trovati la Guardia di Finanza nei bagagli di 2 passeggeri in partenza da Palermo per Roma e per Milano. I 2 lavorano nel settore dei compro-oro e sembra che i lingotti del valore di 400.000 euro fossero destinati ai mercati di Arezzo e di Milano. Nei confronti dei 2 è scattata una multa che in questi casi può raggiungere anche i 1.500 euro perché i lingotti non avevano i marchi di identificazione previsti per legge. I 2 sono stati inoltre segnalati alla Questura e alla Camera di Commercio. I lingotti, come vedete da questa foto, ovviamente sono stati sequestrati. Un dirigente della regione siciliana è stato arrestato per truffa aggravata e falso materiale. Mario Agliastro, 62 anni, istruttore direttivo della regione presso l'Ispettorato Provinciale Agricoltura di Trapani, aveva realizzato alcune copie dei tesserini
per timbrare orari di entrata ed uscita di colleghi che in realtà erano a casa, impegnati in faccende private o ancora in strada per raggiungere il luogo di lavoro. Nella truffa sarebbero coinvolti anche Francesco Buscaino e Gaetano Di Stefano, 40 anni, impiegati presso lo stesso ispettorato. Il PM ha disposto i domiciliari per Agliastro, mentre gli altri due funzionari sono stati denunciati. Parliamo ancora della Regione Siciliana, perché la Regione ha disposto oggi un intervento immediato nella discarica palermitana di Bellolampo, gestita dall'AMIA, dopo un sopralluogo che ha evidenziato una situazione di criticità ambientale. Per questo, su richiesta del governatore Crocette e dell'assessore all'energia Marino, è stato avviato un procedimento di sostituzione degli enti, disponendo un trasferimento di parte del percolato in altre discariche. Il direttore dell'assessorato, Lupo, ha provveduto a verificare l'immediata disponibilità di impianti di trattamento del percolato per attivarne il prelievo e lo smaltimento. L'obiettivo è quello di trasferire 1.200 tonnellate al giorno, in modo da togliere dal sito, in 20 giorni, 5 discariche individuate dalla Regione, 24.000 tonnellate di percolato. Le operazioni inizieranno lunedì prossimo e per questo la Regione ha diffidato l'AMIA a redigere con urgenza un piano di prelievi da concordare con le aziende e il Dipartimento dell'Energia. Deve scontare 5 anni per estorsioni e rapine aggravate dal metodo mafioso. Per questo i carabinieri di Termini Imerese hanno trasferito in carcere oggi un 53enne di Sciara, Carmelo Graziano, che si trovava già ai domiciliari. L'uomo era stato arrestato insieme ad altre 14 persone presunte appartenenti al mandamento mafioso di Trabia e alla famiglia di Termini Imerese, Caccamo e Sciara. Noi tra un attimo apriremo la pagina politica. Prima però occorre fare una riflessione su alcuni temi che ancora non emergono in questa campagna elettorale, come quelli relativi al lavoro. Lavoro che non c'è, lavoro che si perde. Oggi è un coro di dichiarazioni tardive, aggiungiamo noi, da parte dei leader politici che intervengono sul suicidio dell'operaio di Trapani che ha lasciato una lettera tra le pagine di una copia della Costituzione. C'è di che riflettere. Poi c'è il lavoro per il quale si muore. È ancora sotto i detriti, infatti, sotto i detriti di una frana, il corpo di Mario Cardinale, l'operaio di 50 anni, originario di Bivona, nell'Agrigentino, sepolto 3 giorni fa dal crollo di un costone roccioso mentre lavorava in una cava di inerti a Villa Franca Sicula, sempre nell'Agrigentino. L'operaio è rimasto intrappolato nella cabina di un mezzo meccanico. Secondo quanto riferiscono i familiari, sul posto adesso sono presenti soltanto i carabinieri e i parenti dell'operaio. Da ieri sera le operazioni di soccorso sono state interrotte per il cedimento di altre parti della parete della cava, dice oggi Maurizio Cardinale, fratello dell'operaio rimasto intrappolato. Da 2 giorni non sono presenti nemmeno i vigili del fuoco. È una tragedia che non sta documentando nessuno. Serve un'unità di crisi, c'è una persona sotto quelle macerie, non sappiamo nulla se è viva o morta. Questo è l'appello dei familiari. Questa è, dobbiamo aggiungere, obiettivamente una situazione emblematica. È assurdo che dopo 3 giorni non si riescano ad avere notizie, non si riesca ad individuare il corpo dell'operaio nella cabina del mezzo meccanico che stava guidando. Intanto state vedendo le immagini del luogo della tragedia. Prosegue intanto il fitto calendario di incontri elettorali. Questo pomeriggio a Palermo il leader di SEL, Nichi Vendola, credo, ha detto che con Berlusconi non si possa prendere neanche un caffè. Vendola ha commentato così la disponibilità al dialogo per la riforma della Costituzione manifestata in questi giorni dall'ex premier. Berlusconi, dice ancora Vendola, è un nemico della democrazia e della libertà. Ma sentiamo. Attaccato duramente Berlusconi, ha detto, sta parlando la pancia malata del paese. Ma certo, dopo il condono tombale per gli evasori fiscali c'è il condono edilizio. A questo punto ci aspettiamo direttamente l'appello al voto per gli esponenti della criminalità organizzata. L'Italia è un paese stuprato dai condoni, dalle sanatorie, stuprato dal ciclo selvaggio della cementificazione e stuprato dalla fuga della ricchezza verso i paradisi fiscali. L'Italia è un paese che ha bisogno di lavoro e di legalità e di lavoro. Per questo ha bisogno di liberarsi per sempre di Silvio Berlusconi. Perché lei dice che il nemico in questo momento è Berlusconi e il berlusconismo. Certo, se il centro-sinistra non dovesse vincere pienamente,
Vincerebbe la palude. Se vince la palude, beh, il protagonista più spigliato, quello che nuota meglio nella palude, è il caimano. Quindi lei non dice neanche accordi, neanche discussioni, dibattiti sulla Costituzione, sulle riforme si possono fare con Berlusconi, ha detto. Berlusconi ha come proprio programma la devastazione della Costituzione. In questi 15 anni ha operato per cambiare l'articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Al tempo di Berlusconi è diventata l'Italia una repubblica televisiva fondata sulla precarietà, sull'illegalismo diffuso e sulla furbizia dei corruttori. Ecco, io penso che non possiamo consentire a Berlusconi neppure un colloquio a proposito di quella cosa sacra che è la nostra Costituzione. Penso che in Sicilia il centro-sinistra vincerà. Vincerà in parte per gli straordinari, eccezionali demeriti della destra. Vincerà in parte anche per qualche merito del centro-sinistra. Ci sono altri interventi che registriamo oggi, sono esterrefatto nel sentire ogni mattina proposte da politici che sembrano arrivati da Marte e sembrano non avere avuto ruoli fondamentali nel disastro della Seconda Repubblica. Questo non va bene, lo ha detto proprio oggi da Catania il presidente della Ferrari e della Fondazione Italia Futura, Luca Cordero di Montezemolo, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una manifestazione elettorale. Se non ci fosse la lista Monti, che porta anche ad un vero cambiamento di parte della politica, ha detto Montezemolo, coloro i quali sono stati protagonisti del fallimento della Seconda Repubblica diventerebbero i gestori della Terza. Sento tanto parlare di alleanze, le alleanze si fanno con chi è d'accordo sulle cose che stiamo dicendo, la riforma dello Stato, lavoro, giovani, le scelte importanti. Chi è d'accordo su questo ben venga dal centrodestra o dal centro-sinistra. Veniamo allora agli appuntamenti elettorali di domani. A Palermo, Cantiere Popolare prosegue con il suo coordinatore nazionale Saverio Romano il giro nei diversi capoluoghi di provincia. Romano presenterà i candidati siciliani alle 10 presso il Cinema Golden. Sempre alle 10, ma all'Hotel San Paolo Palace, Corradino Mineo, capolista del PD al Senato in Sicilia, e Pietro Grasso, capolista al Senato nel Lazio, incontreranno gli elettori. Sempre alle 10, all'Hotel delle Palme, la convention del Partito Socialista con il senatore Carlo Vizzini e i capilista nelle due circoscrizioni per la Camera e in quella per il Senato. Vizzini sosterrà le ragioni dell'impegno per il candidato premier per Pierluigi Bersani, che, lo ricordo, tornerà in Sicilia due volte. Martedì 12 sarà a Priolo Gargallo, Catania e Messina. Mercoledì 20 sarà nuovamente a Palermo. Domani nel pomeriggio alle 17.30 al Cinema Roma di Bagheria l'incontro del PDL con il presidente del Senato Schifani, il coordinatore regionale Misuraca, l'onorevole Gabriella Giammanco e ancora i deputati regionali Scoma e Cascio. Lavoro, sviluppo, occupazione, pressione fiscale, istruzione, se ne parla troppo poco, lo diciamo da giorni, partiti e movimenti dovrebbero e non dire è tutto nei programmi. Noi come sempre cerchiamo di fare la nostra parte. Vi ricordo ad esempio l'appuntamento settimanale con Agorà, che in questo periodo mette a confronto non soltanto i candidati ma anche e soprattutto idee concrete e impegni per il Parlamento che andiamo ad eleggere. Vi ricordo che domani alle 14 su TRM 14 andrà in replica la puntata trasmessa ieri su TRM 13. Gli ospiti saranno Carlo Amenta, lista Fare per fermare il declino, Simona Vicari del PDL, Niccolò Marino, lista Crocetta il megafono, Giovanna Marano, Rivoluzione Civile, Salvatore Iacolino, Grande Sud, Toto Cordaro, PID, Cantiere Popolare. Chiudiamo la pagina politica e torniamo allora alla cronaca. 6 persone sono state arrestate dalla polizia a Gela con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata ai furti. I provvedimenti emessi dalla magistratura gelese hanno permesso di sgominare una banda che con numerose azioni aveva creato allarme in città e suscitato maggiori richieste di vigilanza e di ordine pubblico. E invece adesso torniamo a Palermo, perché si svolgeranno lunedì alle 11.30 i funerali di Giovanna Pecorella e della piccola Rebecca, madre e figlia, morte per cause ancora da accertare nel loro appartamento di Partanna Mondello. Le esequie si terranno presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli. L'autopsia intanto effettuata ieri dal medico legale Procaccianti non ha chiarito le cause di queste due morti. Sentiamo.
Resta sotto sequestro l'appartamento nella palazzina di Partanna Mondello, dove si è consumata la tragedia che viene vissuta coralmente dall'intero quartiere, che si è stretto attorno ad Alessandro Giordano, che l'altro ieri sera, rincasando, ha trovato nel bagno di casa i corpi della moglie Giovanna Pecorella, già priva di vita, e della figlioletta Rebecca. Sui cadaveri non c'erano segni di violenza, circostanza che fa propendere gli inquirenti per un incidente domestico, ma dai primi accertamenti non è ancora emerso cosa sia accaduto. Gli esami istologici e tossicologici disposti sui corpi chiariranno se ad uccidere madre e figlia possano essere state una scarica elettrica o una fuga di gas. Per i medici il fatto che sui corpi non ci siano segni di bruciature non esclude la morte per folgorazione. Secondo l'ipotesi più robusta in queste ore, la donna, che stava forse per fare il bagno alla bimba, sarebbe stata folgorata da un filo elettrico penzolante dallo scaldabagno che si trova sopra la vasca. Non è chiaro se la piccola sia stata colpita dalla scarica o sia morta per altri motivi. L'indagine è coordinata dall'aggiunto Maurizio Scalia e condotta dalla polizia. Il magistrato, oltre a porre sotto sequestro l'abitazione, ha nominato un consulente che analizzerà l'impianto elettrico e la caldaia. Nella sua auto stava trasportando 2 kg di hashish, 1 di marijuana, 55 grammi di cocaina e oltre 500 euro in contanti. Un carico che non è passato inosservato alla polizia, che ha arrestato lungo la statale 115 tra Mazara del Vallo e Marsala un palermitano di 68 anni. Si tratta di Mario Marretta. Già nel 2006, nello stesso tratto di strada, era finito in manette perché sorpreso anche in quel caso con un carico di droga. L'uomo ovviamente è recidivo a questo punto. C'è un albero a Palermo che in questi 20 anni è diventato, lo sapete, uno dei simboli della lotta alla mafia e che adesso è anche tutelato dalla sovrintendenza ai beni culturali. È l'albero Falcone in via Notarbartolo, un albero però che ha accolto, suo malgrado, anche un cumulo di rifiuti, lo vedete, suscitando l'ira del sindaco Luca Orlando, anche perché i sacchi contenenti carta da macero apparterrebbero agli uffici di un assessorato comunale che ha sede proprio accanto all'albero Falcone. Non è ammissibile per alcun motivo, afferma questa sera il sindaco, che un assessorato, un qualsiasi ufficio pubblico, si renda protagonista di un episodio così grave. Sono proprio gli uffici e dipendenti pubblici, conclude Orlando, i primi a dover dare l'esempio su un tema così importante per la nostra comunità. Per questo, ha detto il sindaco, pretendo che si chiarisca immediatamente quanto avvenuto. Lo vorremmo sapere anche noi, ve ne riferiremo. Intanto, brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. A pochi passi dalla circonvallazione di Monreale, immersi nel verde, Edilizia Basile vende ultime ville a schiera, metri quadrati 200 circa, più giardini e spazi esterni, rifiniture di lusso, porta corazzata, infissi legno e alluminio con persiane, vasca idromassaggio, predisposizione ai condizionatori e sistema di allarme. Prezzo a partire da euro 270.000, possibilità di accollo mutuo edilizio con Unicredit Banca. Edilizia Basile, via Esterna Valle Fiorita, Palermo. Edilizia Piva, via Galileo Galilei 106, rotonda Viale Lazio a Palermo, specialista nel cartongesso. Edilizia Piva ti propone telaio per porta a scomparsa Eureka per intonaco o cartongesso a sole 99 euro. All'Edilizia Piva troverai personale specializzato per i tuoi progetti. Edilizia Piva, via Galileo Galilei 106, Palermo, infoline 091 78 46 193, presenti su Facebook. Fuori tutto. Da Trotta Group, saldi del 10, 20, 30, 40, 50%. Trotta Group. L'unico megastore del tessile. Strada statale 113, chilometro 58, a Carini. Hai deciso di vendere il tuo oro, ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in oro ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi.
Affari in oro. Edilizia Basile vende ultimi appartamenti di varie quadrature in via Polizzi, Pioppo, a pochi minuti dalla circonvallazione di Monreale. Rifiniture di lusso, infissi esterni in PVC color legno e persiane esterne. Vasca idromassaggio, porta corazzata, porte interne in legno massello. Riscaldamento autonomo completo di caldaia, posto auto. Il prezzo è di 1.500 euro al metro quadro, con possibilità di accollo mutuo edilizio con Unicredit Banca. Edilizia Basile. Un mazzarese di 36 anni, Cesare Vaccaro, è morto in un incidente stradale nei pressi di Petrosino. L'uomo si stava recando da Mazzara del Vallo al lavoro quando, per cause ancora da accertare, e l'auto che guidava, una Fiat 600, è finita fuori strada schiantandosi contro un palo dell'energia elettrica. L'uomo lascia la moglie e due bambini in tenera età. Si è svolta oggi in tutta Italia la giornata nazionale di raccolta del farmaco. Recandosi nelle farmacie che esponevano la locandina del banco farmaceutico, quest'anno alla 13ª edizione, è stato possibile acquistare e donare un farmaco da automedicazione a chi oggi vive ai limiti della sussistenza oppure, come nel caso di diverse realtà di Palermo, è clandestino, immigrato clandestino e non può permettersi nemmeno una ricetta. Vediamo. In 12 anni sono state raccolte oltre 2.700.000 confezioni di farmaci per un valore di circa 17 milioni di euro. L'iniziativa, organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus in collaborazione con Federpharma, ha coinvolto oltre 3.200 farmacie distribuite in 85 paesi e in più di 1.200 comuni. Circa 12.200 i volontari che hanno spiegato l'iniziativa ai cittadini, aiutati dagli stessi farmacisti che hanno consigliato il tipo di medicina di automedicazione contrassegnato dal bollino rosso di cui è maggiormente avvertita la necessità. A Palermo un'attenzione particolare è stata rivolta a quella fetta di immigrati, spesso irregolari, che altrimenti non avrebbero accesso all'acquisto dei farmaci. In particolare perché vengono raccolti per gli immigrati e mi metto nei panni di chi magari non parla la lingua, non sa a chi rivolgersi o di chi per esempio è clandestino e non può andarsi a fare la ricetta medica, per cui avere un centro di questo tipo che si prende carico dei bisogni di queste persone è una cosa bellissima. Questi sono destinati al centro Ippocrate perché ci sono le altre farmacie che sono destinate ad altri enti, quindi io prendo subito l'occasione per ringraziare questa farmacia in particolare, ma tutte quelle che sono destinate a noi. Ma mi permetto di utilizzare la mia voce per ringraziare tutte le farmacie che stanno contribuendo, a tutti gli enti che a Palermo, dicevo poco fa alla dottoressa, che siamo arrivati davvero, siamo all'ultimo pezzo, gli ultimi due pezzi per esempio di paracetamolo, quindi l'anno è finito e il banco farmaceutico ci permette di galleggiare, per un anno. A noi la specificità, noi abbiamo circa 1.400 utenti extracomunitari irregolari, di questi circa 200 bambini, e riusciamo quindi giornalmente a poter garantire loro prima la visita, perché noi siamo un poliambulatorio, poi avendone la disponibilità possiamo anche dare la terapia direttamente, quindi questo significa tanto. Leggendo le locandine ancora esposte, è un'iniziativa che ovviamente può proseguire anche nei prossimi giorni. Torniamo alla cronaca. Spacciandosi per il fratello deceduto da quasi 3 anni e mezzo, ne ritirava la pensione di invalidità. Oggi, mentre richiedeva il denaro allo sportello della posta, a Campobello di Mazzara, nel Trapanese, è stato arrestato dai carabinieri. Le manette sono scattate per un uomo di 55 anni. Per lui l'accusa è di truffa aggravata, sostituzione di persone e falso ideologico. Il fratello era morto nel settembre del 2009 e lui da allora, secondo quanto accertato dai carabinieri su segnalazione dell'INPS, presentava all'ufficio postale il libretto della pensione del fratello al quale somigliava e si faceva consegnare la somma 280 euro al mese.
è evaso dagli arresti domiciliari per incontrare una ragazza. È stato quindi portato in carcere un pregiudicato palermitano di 25 anni. I carabinieri lo hanno sorpreso in strada. Non appena si è accorto dei militari, è rientrato nella propria abitazione, ma è stato bloccato. Già in passato il giovane aveva violato simili provvedimenti. Restiamo allora a Palermo per parlare della chiesa della Martorana, che da domani, finalmente, dopo un lungo restauro durato più di 2 anni, sarà restituita alla cittadinanza. Sentiamo. L'appuntamento è per domani mattina. Tra i mosaici bizantini e le architetture barocche sarà celebrata la cerimonia religiosa officiata dal vescovo Ferrara. Il rito sarà greco-ortodosso, una tradizione che va avanti da quasi 8 secoli, quando, cioè, la chiesa fu affidata al clero greco. Oggi fa parte della diocesi della chiesa bizantina in Sicilia. Il momento religioso sarà preceduto dall'inaugurazione, alla quale parteciperanno il sindaco Orlando, il vescovo di Piana degli Albanesi, Sotir Ferrara, l'assessore Agata Bazzi e rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel restauro. La chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, nota come Martorana dal nome del vicino convento, è stata riaperta infatti dopo 2 anni di lavori, che hanno permesso di recuperare, tra le altre opere di epoche e stili diversi, anche i dipinti del pittore fiammingo Guglielmo Borremans, vissuto a Palermo nel 700. Già poco prima di Natale c'era stata un'anteprima dell'inaugurazione. La chiesa infatti era stata riaperta per qualche giorno con visite guidate. La Martorana rappresenta una delle chiese bizantine del Medioevo più importanti d'Italia, anche per la commissione di stili artistici architettonici, raggiunta con i diversi contributi culturali che si sono succeduti nel corso dei secoli. Sulla base originaria bizantina, infatti, la chiesa fu ampliata e ritoccata con elementi barocchi. Freddo, vento e neve nelle ultime ore hanno flagellato la Sicilia, imbiancando i rilievi anche attorno ai 600-700 metri. Obbligo di catene sull'Etna, neve anche sui Nebrodi, sui rilievi delle Madonie. Disagi per gli automobilisti su tutte le arterie dell'isola. Sulla Palermo-Agrigento, nella zona di Lercara-Friddi, obbligo di transito con catene per via della neve che è caduta anche a Giacalone, a pochi chilometri da Palermo, e nel comprensorio delle Petralie. L'ANAS ha imposto le catene a bordo sull'autostrada 19, la Palermo-Catania, tra gli svincoli di Buonfornello, Scillato, Tremonzelli, Resuttana, Ponte Cinque Archi e Caltanissetta. Vi ricordiamo che per saperne di più, dopo la pubblicità, ci sono naturalmente le previsioni del tempo per la giornata di domani. Animica, per un corretto smaltimento dei suoi rifiuti. Abbattimento del costo della cartella esattoriale. Risparmio sui costi da lei sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti. Ritiro dei suoi rifiuti. Adeguamento a tutte le normative di legge in materia di smaltimento rifiuti. Assistenza legale, tecnica ed amministrativa per gestione rifiuti. Animica, consulenza e servizi di cui necessita la tua azienda. Da oltre 25 anni SunPower guida la rivoluzione fotovoltaica. Inventiamo nuove tecnologie fotovoltaiche, alziamo gli standard, battiamo i record e cambiamo le abitudini energetiche delle persone. Ecco perché chi conosce il fotovoltaico sceglie SunPower, the world's standard for solar. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e 2 strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere, i nostri 4 assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro.
Domani ancora rovesci e temporali sulla Sicilia, ma con tendenza a un miglioramento a partire dalla sera. Le temperature sono previste stazionarie con massime comprese tra 8 e 13 gradi. Venti in rinforzo da sud-ovest dal pomeriggio sera con moto ondoso in aumento, specie sul Tirreno.